Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. E oggi anche buona festa, perché oggi si celebra la solennità di Pentecoste. Si celebra l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli, avvenuta 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù lo aveva promesso più volte nella liturgia odierna. Il Vangelo riporta una di queste promesse, quando Gesù disse ai discepoli: «Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto». Ecco cosa fa lo Spirito: insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Anzitutto lo Spirito Santo insegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo che si presenta nell'esperienza di fede, quello della distanza. Lui ci aiuta a superare l'ostacolo della distanza nell'esperienza di fede. Infatti, può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza. Gesù è vissuto 2000 anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell'epoca dell'internet? Nell'epoca della globalizzazione, come può incidere la sua parola? Possiamo dire che lo Spirito Santo è specialista nel colmare la distanza. Lui sa colmare le distanze, ci insegna a superarle. È lui chi collega l'insegnamento di Gesù con ogni tempo e ogni persona. Con lui le parole di Cristo non sono un ricordo, no, le parole di Cristo, per la forza dello Spirito Santo, diventano vive oggi. Lo Spirito le rende vive per noi. Attraverso la Sacra Scrittura ci parla e ci orienta nel presente. Lo Spirito Santo non teme lo scorrere dei secoli, anzi, rende i credenti attenti ai problemi e alle vicende del loro tempo. Lo Spirito Santo, infatti, quanto insegna, attualizza. Mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della fede una cosa da museo, è il rischio, eh? Lui invece la mette al passo con i tempi, sempre al giorno, la fede al giorno, e questo è il suo lavoro, perché lo Spirito Santo non si lega a epoche o mode che passano, ma porta nel oggi l'attualità di Gesù risorto e vivo. E in che modo lo Spirito Santo fa questo? Facendoci ricordare. Ecco il secondo verbo. Ricordare. Cosa vuol dire ricordare? Ricordare vuol dire riportare al cuore. Ricordare. Lo Spirito riporta il Vangelo nel nostro cuore. Avviene come per gli Apostoli. Avevano ascoltato Gesù tante volte, eppure lo avevano compreso poco. A noi succede lo stesso. Ma da Pentecoste in più, con lo Spirito Santo, ricordano e comprendono. Accolgono le sue parole come fatte apposta per loro e passano da una conoscenza esteriore, una coscienza di memoria, a un rapporto vivo, a un rapporto convinto e gioioso con il Signore. È lo Spirito a fare questo, a far passare dal sentito dire alla conoscenza personale di Gesù che entra nel cuore. Così lo Spirito ci cambia la vita, fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri. E questo lo fa ricordandoci le sue parole, portando al cuore oggi le parole di Gesù. Fratelli e sorelle, senza lo Spirito che ricorda Gesù, la fede diventa smemorata. E tante volte la fede diventa un ricordo senza memoria. Invece la memoria è viva e la memoria viva la porta allo Spirito.
E noi proviamo a domandarci, siamo cristiani smemorati? Magari basta una contrarietà, una fatica, una crisi per dimenticare l'amore di Gesù e cadere nel dubbio della nostra paura? Guai, stiamo attenti di non diventare cristiani smemorati. Il rimedio è invocare lo Spirito, facciamolo spesso, specialmente nei momenti importanti, prima delle decisioni difficili e in situazioni non facili. Prendiamo in mano il Vangelo, invochiamo lo Spirito. Possiamo dire così, vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Una bella preghiera questo. Vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. La diciamo insieme? Vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Io non ho sentito, forse sono sordo, lo diciamo insieme. Vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Grazie. Poi apriamo il Vangelo e leggiamo un piccolo passo lentamente e lo Spirito lo farà parlare alla nostra vita. La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, accenda in noi il desiderio di pregarlo e di accogliere la parola di Dio. Regina Celi e Letare, alleluia.